La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione. Toma può fare il commissario ad acta della sanità. A Teleregione il governatore. Se il governo non interviene, non firmo il patto per la salute. Bordati ai 5 Stelle, a Giulia Grillo e Giustini. Cosa dice ora l'ex ministro? Intanto slitta a fine gennaio la nomina del nuovo direttore generale ASREM. A Isernia rischio paralisi per ortopedia. Ricostruzione ferma al palo, i sindaci dei comuni interessati dal terremoto dell'agosto del 2018 scrivono a Conte e chiedono la nomina di un commissario per dare avvio ai lavori. Droga alla Termoli Bene, i carabinieri arrestano 25enne del posto beccato con 47 grammi di cocaina. Termoli festeggia San Basso, nel Borgo Vecchio l'inaugurazione del largo intitolato al santo. La cooperativa LAI compie 20 anni di attività. Il presidente Santoro, l'assessore Mazzuto e alcuni ragazzi ospiti di Conto alla Rovescia domani sera con inizio alle 21. Infine lo sport, il calcio, il Campobasso cede Giambè al Monte Giorgio, squadra al lavoro per la sfida contro la San Giustese. L'Agnonese ingaggia il puntero Federico Martinamaia, il Vasto Girardi cede l'esterno Di Mauro. Buon pomeriggio, bentrovati con la nostra informazione. Lo avete sentito dai nostri titoli, la Corte Costituzionale dà ragione a Donato Toma, può fare il commissario ad acta della sanità. A Teleregione le parole di fuoco del governatore: se il governo non interviene non firmo il patto per la salute. Ancora bordate ai 5 Stelle, a Giulia Grillo e a Giustini. Cosa dice ora l'ex ministro, le parole di Toma, e al commissario i suoi 12 mesi sono disastrosi. Intanto slitta a fine gennaio la nomina del nuovo direttore generale dell'ASREM. Tutti i particolari nel servizio di apertura. Il presidente della regione può svolgere il ruolo di commissario ad acta della sanità. Lo ha deciso la Corte Costituzionale accogliendo il ricorso presentato dalla regione Molise e dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 septies del decreto legge del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018 la numero 136. All'interno del decreto emergenze c'era insomma la norma che sanciva l'incompatibilità tra la carica di presidente di regione e il ruolo di commissario, una chiara scelta politica voluta fortemente dal Movimento 5 Stelle che mise in fuorigioco Donato Toma, che fino all'ultimo ha sperato di succedere a Iorio e Frattura. Il governatore non si è arreso e insieme al collega De Luca ha presentato ricorso, accolto dalla Consulta. La Corte Costituzionale senza dubbio mi ha dato questa soddisfazione, ha dato questa soddisfazione ai molisani. È il Movimento 5 Stelle che vuole il commissariamento, è la ministra Grillo che si impose perché il Consiglio dei Ministri nominasse i commissari. Mi piacerebbe ascoltare oggi quella ministra che cosa ha da dire. Una vittoria netta quella di Toma, vittoria che ora apre nuovi scenari. Spetterà alla politica scegliere se continuare a far gestire il piano di rientro dal debito sanitario ad un esterno, un tecnico, insomma Giustini, oppure se invertire la rotta e affidare la sanità al presidente Toma. Toccherà al patto per la salute prevedere l'obbligo di nominare il presidente di regione quale commissario ad acta. Diversamente Toma, annuncia a Teleregione, non lo firmerà. E questi primi 12 mesi di commissariamento ci hanno portato risultati devastanti. Questo non era successo quando il commissario non c'era, negli 8 mesi in cui abbiamo amministrato senza commissario. Quindi questa è un'altra responsabilità politica grave. Nel patto per la salute ho fatto inserire proprio oggi in commissione salute presso la conferenza delle regioni, perché io partecipo anche da lontano con le videoconferenze a questi tavoli importanti, ho fatto inserire la proposta da sottoscrivere col governo di revocare immediatamente tutti i commissari non presidenti di regione, altrimenti l'intesa non ci sarà. Infine, tempi lunghi per la nomina del nuovo direttore generale dell'ASREM. Si va verso la proroga dell'incarico alla Scafarto. La commissione di valutazione è in ritardo. La griglia dei papabili non giungerà sulla scrivania di Toma prima di fine gennaio e così il presidente non potrà mantenere la promessa di nominare il sostituto di Sosto entro l'Immacolata.
Prego. E di oggi la comunicazione che mi è pervenuta dal presidente della commissione per l'elenco, la graduatoria dei direttori generali, dei nominabili direttori generali, che non concluderanno le operazioni per questioni organizzative dei componenti, sono dei membri che sono impegnati su commissioni nazionali e se non ricordo male del 21 gennaio, l'ho letta poc'anzi, per cui probabilmente dovrò fare una proroga del commissario straordinario. Restiamo a parlare di sanità, rischio paralisi per ortopedia del Veneziale di Isernia dal 10 dicembre, infatti a causa della carenza del personale medico sarà possibile garantire in reparto un solo ortopedico per il turno diurno. Prosegue dunque lo smantellamento sistematico del nosocomio isernino. Ci riferisce tutto Nicola De Santis, che si è recato sul posto. Ormai il Veneziale non è più un ospedale, non è ancora un poliambulatorio. Lo smantellamento sistematico dei reparti prosegue tra l'indifferenza delle istituzioni preposte. Il pronto soccorso sotto egida sindacale ha proclamato da giorni lo stato di agitazione. Il reparto di neurologia dalla scorsa settimana è stato trasferito al Cardarelli. Prima ancora era stato soppresso il centro di senologia. Tra poche ore potrebbe chiudere anche ortopedia. Con il personale rimasto in organico, infatti, è impossibile coprire i turni H24. I medici in servizio negli ultimi tempi sono costretti a turni massacranti che spesso superano le 30 ore consecutive. Turni aggiuntivi che tra l'altro vengono retribuiti con estremo ritardo. Una situazione non più tollerabile è determinata dal fatto che degli 8 professionisti previsti dalla pianta organica attualmente sono in servizio il primario e 3 dirigenti medici. Tuttavia uno dei dottori per problemi di salute non può essere reperibile. Non solo, tutti hanno maturato in media oltre 200 giorni di ferie non godute, non potendosi assentare nell'arco dell'anno. Ma c'è di più. Per legge, infatti, i medici esposti a radiazioni devono fruire entro i 365 giorni di almeno 2 settimane di allontanamento dal servizio per il cosiddetto recupero biologico. Questo vuol dire che a partire dal 10 dicembre l'utenza dell'ospedale potrà contare sulla presenza di un ortopedico soltanto la mattina. In pratica sta morendo per consunzione una delle eccellenze sanitarie della nostra regione, con circa 1000 ricoveri l'anno, 800 interventi e 5000 consulti ambulatoriali e di pronto soccorso negli ultimi 12 mesi. Con un bacino di utenza che oltre all'intera provincia di Isernia comprende anche i centri del Basso Lazio e del Casertano. Ci sentiamo abbandonati da tutti, ha affermato il primario Enzo Bianchi, dalle istituzioni regionali e dal nostro datore di lavoro. Un'intera provincia, quella di Isernia, che è ormai abbandonata completamente a se stessa. Quello che chiediamo, ha concluso Bianchi, è di essere messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente. Allora parliamo del sisma del 2018 in Basso Molise, perché i sindaci del cratere scrivono al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, al Sottosegretario alla Protezione Civile Nazionale Riccardo Fraccaro e ai parlamentari molisani. Nel documento si sottolinea che per ricostruire abitazioni, chiese ed edifici pubblici lesionati il governo ha previsto un fondo da 39 milioni mediante il cosiddetto decreto sblocca cantieri, ma sono in fase di completamento solo gli interventi di pronto ripristino, mentre permangono forti criticità, si legge nella nota, e incertezze in relazione all'inizio della ricostruzione pesante per via della mancata nomina di un commissario ad hoc. Per questo i sindaci chiedono appunto la nomina di un commissario al fine di poter mettere in atto tutte le misure necessarie per poter dare avvio agli interventi di ricostruzione pesante. In calce al documento c'è la firma dei sindaci di Acquaviva Colle Croce, Bonefro, Castelmauro, Guardia Alfiera, Guglionesi, Larino, Lupara, Monte Ciffone, Monte Falcone nel Sagno, Monte Mitro, Montorio nei Frentani, Morrone del Sagno, Palata, Porto Canone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Santa Croce di Maiano e Tavenna. E ora siamo alla cronaca. Cocaina alla Termoli, bene, i carabinieri arrestano un 25enne del posto, nascondeva 47 dosi di polvere bianca. Sentiamo Giovanni Cannarsa.
Nuovo colpo contro lo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della compagnia di Termoli. Nella serata di ieri è stata portata a termine un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di reato un 25enne del posto. Il giovane era probabilmente già attenzionato da tempo e ieri sera i militari dell'arma hanno deciso di intervenire all'interno dell'abitazione di quest'ultimo. Dopo averla perquisita da capo a fondo, i carabinieri hanno rinvenuto ben 47 dosi di cocaina già divisa e pronta per essere spacciata sul locale mercato degli stupefacenti, insieme ad alcuni grammi di marijuana e oltre al denaro contante e probabile provento dell'attività di spaccio. Con il sequestro è scattato anche il fermo del termolese, che è stato subito condotto nella caserma di Via Brasile per le formalità di rito. Al termine delle incombenze è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e trasferito nel carcere di Larino, dove nelle prossime ore sarà interrogato dal giudice per le indagini preliminari per la convalida del fermo. Tutta la droga è stata invece sequestrata e nell'ambito della stessa operazione i militari dell'arma hanno fermato anche un altro ventenne termolese, trovato in possesso di 2 grammi di cocaina ed eroina. Per quest'ultimo è scattata la segnalazione come assuntore all'ufficio territoriale di Campobasso. Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, le forze dell'ordine intensificheranno i controlli sul territorio al fine di bloccare qualsiasi tipo di spaccio di sostanze stupefacenti radicato anche in Basso Molise e che porta inesorabilmente al diffondersi di altri tipi di reati, quali quelli contro il patrimonio, la prostituzione, il traffico di armi. I carabinieri di Venafro hanno arrestato 2 trentenni, un uomo ed una donna, entrambi di etnia rom, per aver violato le prescrizioni dell'autorità giudiziaria. I due pregiudicati, già sottoposti alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, hanno appunto violato sistematicamente il provvedimento. Pertanto, i domiciliari sono stati sostituiti con la custodia cautelare in carcere. Ora andiamo a Palazzo San Giorgio, Consiglio Comunale. Questa mattina si è parlato della cattedrale di Campobasso, chiusa ormai da un anno, e al momento i lavori sono fermi. All'appello mancherebbero circa 900 milioni per poterli completare. I consiglieri di centrodestra hanno chiesto lumi al sindaco Gravina, che ha risposto: attendiamo un incontro con il ministro Franceschini. Lo ha intervistato per noi Cristina Niro. Ordine del giorno in Consiglio Comunale a Campobasso a firma della minoranza di centrodestra per chiedere chiarimenti sul futuro della cattedrale di Campobasso. Il Duomo, chiuso ormai da un anno, necessita di un intervento importante di rifacimento del solaio, in parte collassato, e che soltanto per fortuna non degenerò in una sciagura che avrebbe potuto indurre a raccontare una cronaca diversa. Alle richieste portate in aula dal capogruppo della Lega Alberto Tramontano, il sindaco Roberto Gravina ha risposto sottolineando la celerità degli interventi del Comune in collaborazione con la delegazione parlamentare per la richiesta di un incontro al ministro Franceschini affinché si indichino le necessarie strategie per individuare i fondi utili al completamento dei lavori, risorse che ammontano a circa 900.000 euro. Sin dal primo insediamento, sfruttando la presenza del ministro Bonisoli, abbiamo inoltrato, tra l'altro, un'intesa con la Curia. Ho incontrato il Monsignor Brigantini, abbiamo praticamente ritrasmesso all'allora capo di gabinetto del Ministero tutta la progettazione che la Curia aveva in qualche modo preparato per ottenere il finanziamento. Adesso lo abbiamo sollecitato una seconda volta con l'insediamento del nuovo ministro, che è Franceschini. Sono in contatto con il sottosegretario, appunto, del Movimento 5 Stelle per facilitare, ma stiamo lavorando insieme all'onorevole Federico per tentare un incontro con il ministro Franceschini per finalmente sollecitare un intervento senza il quale oggi la cattedrale non è possibile riaprirla. Di quanti fondi parliamo? L'intervento credo che nel complesso sfiori 900.000 euro, quindi ad oggi siamo ben lontani da quella cifra e quindi insomma dobbiamo cercare di fare il possibile per stimolare il Ministero. Senza il Ministero oggettivamente il Comune di Campobasso non ha le risorse per poter intervenire su un bene che appunto sappiamo essere della Chiesa. Tra l'altro, in fase di perizia, lei diceva, si è scoperto che tutto il tetto rischiava il collasso. Eh sì, diciamo che per il progetto che è stato preparato si è evidenziato proprio questo, cioè che negli anni non ci si era resi conto che tutto il soffitto, quindi il solaio, che è il legno, aveva un ammaloramento importante. Quindi, per caso, da lì, lo sapete, durante dei lavori ci si è resi conto che era a rischio veramente quasi tutto il solaio della cattedrale. Quindi, meno male per come è andata. Il Consiglio Comunale di Campobasso ha conferito la cittadinanza onoraria alla Segre e a Terracina.
mentre ai Campobassani Giovanni Tucci e Michele Montagano è stata conferita la cittadinanza benemerita. Cambiamo argomento, parliamo. E ieri festeggiamenti per Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, ma anche dei minatori, al Brennero, dove si sta costruendo il più grande tunnel di sempre. Un omaggio particolare in galleria, tra le imprese protagoniste c'è anche l'Europea 92. Vediamo il contributo. È protettrice di pompieri, artificieri e minatori. La si festeggia il 4 dicembre perché in quella data, nel 306 d.C., morì martire, torturata, secondo la leggenda, con il fuoco. Ieri, in un clima di festa e devozione, hanno reso omaggio a Santa Barbara anche le imprese che stanno lavorando al traforo del Brennero. Tra queste l'Europea 92, orgoglio molisano nel mondo. La cerimonia si è tenuta nel cantiere, prima la Santa Messa, poi un buffet a cui hanno preso parte dirigenti e lavoratori di tutte le imprese coinvolte nella realizzazione dell'imponente opera. Quando saranno ultimati i lavori, quello del Brennero sarà il collegamento ferroviario più lungo al mondo, da Monaco a Verona. Attualmente l'avanzamento dell'opera ha raggiunto il 50%. Sono stati scavati 115 chilometri dei 230 totali. La galleria di base del Brennero si compone di un sistema di gallerie, i due tunnel principali per il transito dei treni, i bypass che le collegano, il cunicolo esplorativo e le fermate di emergenza, oltre alle gallerie di accesso, logistiche e di servizio. Sono circa 1.900 le persone che lavorano costantemente in Austria e in Italia, tra queste i dirigenti e le maestranze di Europea 92, impresa molisana che sta mettendo la firma sulla più grande infrastruttura in corso di realizzazione nel nostro paese. Ed è stato un anno molto impegnativo per i vigili del fuoco del comando provinciale di Isernia. A causa del cambiamento climatico si modifica anche la natura degli interventi compiuti dai pompieri. Ormai i fenomeni meteorologici estremi hanno superato per numero anche gli incendi. Nicola De Santis. La Santa Barbara dei Vigili del Fuoco appartenenti al Comando Provinciale di Isernia si apre con il ricordo commosso del comandante Pezzimenti ai colleghi deceduti ad Alessandria. Una tragedia assurda, per certi versi inspiegabile, che ha profondamente colpito l'opinione pubblica non solo nazionale. Sono delle morti assurde che nessun comandante vorrebbe mai trovarsi a dover ad affrontare nella sua carriera lavorativa. A loro la dedica della celebrazione di questa giornata, per onorare la loro memoria e il loro attaccamento al lavoro e alla divisa. La ricorrenza della patrona Santa Barbara per la dottoressa Pezzimenti rappresenta anche l'occasione per un bilancio dell'attività svolta, concentrata negli ultimi 12 mesi, in special modo sugli eventi atmosferici, ormai sempre più estremi a causa del cambiamento climatico. Per fare un bilancio dell'attività svolta quest'anno, diciamo che l'anno è stato caratterizzato dal verificarsi di tante microemergenze legate prevalentemente ai fenomeni atmosferici, che sia nella stagione invernale ma anche nella stagione estiva si sono spesso manifestati con estrema intensità e violenza, anche se di breve durata, e hanno evidenziato la fragilità idrogeologica del nostro territorio. Noi abbiamo cercato sempre di far fronte alle tipologie di interventi che conseguono agli eventi atmosferici violenti e sono essenzialmente i danni d'acqua, le infiltrazioni, gli allagamenti, i dissesti idrogeologici, la rimozione di alberi e rami dalla sede stradale, gli incidenti stradali correlati al maltempo. Per far fronte alla richiesta di soccorso proveniente dalla popolazione, spesso siamo ricorsi al richiamo in servizio di personale in turno libero per rendere sul territorio più squadre operative attive e far fronte alla richiesta di soccorso proveniente dalla popolazione. Non poteva mancare un riferimento al distaccamento volontario di Venafro. La dottoressa Pezzimenti ha confessato che volontà del corpo implementare il servizio per partecipare in maggiore vicinanza dei vigili del fuoco alla cittadinanza. C'è un presidio a Venafro di cui noi siamo molto orgogliosi, innanzitutto perché è un presidio che occupa una posizione strategica sulla viabilità principale e molto vicina al nucleo industriale della provincia, quindi una posizione strategica e ottimale.
ottimale per coprire una parte di territorio suscettibile potenzialmente ad attività e di interventi di soccorso. Il distaccamento attualmente funziona in orario diurno, perché appunto è un distaccamento volontario legato alla disponibilità del personale, e noi ci auspichiamo che in base al numero di interventi fatti si possa implementare e comunque riqualificare ancor di più, vista l'importanza che riveste sul territorio. Quante persone disabili e sofferenti si riaprono alla vita appena scoprono di essere amate? Quanto amore può sgorgare da un cuore anche solo per un sorriso? Questo è il concetto espresso da Papa Francesco in occasione della giornata della disabilità. Conoscere il mondo della disabilità e dei suoi diritti è il tema della puntata di Conto alla Rovescia in onda domani sera alle 21 sulla nostra rete, su Teleregione. Ospiti di Pasquale Damiani, l'assessore regionale alle politiche sociali Luigi Mazzuto, il presidente della cooperativa LAI Nino Santoro e alcuni ragazzi e ragazze della stessa cooperativa. Nel corso della trasmissione verrà presentato anche uno speciale che Teleregione ha realizzato in occasione della festa per i 20 anni di attività della cooperativa LAI. Ora ci spostiamo a Termoli che festeggia San Basso, questa mattina la Santa Messa officiata in cattedrale e l'inaugurazione di tre teche con oggetti che descrivono la storia della chiesa. Infine nel Borgo Vecchio il taglio del nastro di Largo San Basso. Sentiamo Giovanni Cannarsa. Ogni anno il 5 dicembre Termoli celebra il santo protettore San Basso con una funzione religiosa che si tiene alle 7 del mattino all'interno della cattedrale del Borgo Vecchio. Ad officiare la funzione religiosa il vescovo della diocesi di Termoli e Larino, Monsignor Gianfranco De Luca. Lo stesso vescovo, a conclusione dell'omelia, ha donato una lettera a tutte le coppie di pescatori presenti in chiesa, invitandoli anche ad un successivo momento di confronto che si terrà nei prossimi giorni. Due le novità di quest'anno per una festività che i termolesi da sempre sono soliti anche traslare nel mese di agosto, quando si tiene la classica processione in mare con tutti i pescherecci della flottiglia termolese. Dopo la funzione alla presenza di numerosi fedeli, del sindaco Francesco Roberti, di amministratori locali ed esponenti delle forze dell'ordine, sono state inaugurate tre teche realizzate dall'ingegnere Alessandro Rucci, che contengono la storia della cattedrale termolese, una sorta di museo itinerante che racconta uno spaccato della città. Nella prima teca si trova una piccola statua di San Basso realizzata nel XV secolo e venerata successivamente dai fedeli. Nella seconda, alla destra dell'altare, trova invece spazio la casula che ha indossato Papa Giovanni Paolo II il 19 marzo del 1983 durante la sua visita alla città di Termoli e dal Molise. L'ultima teca si trova invece sotto la cripta della cattedrale, dove sono stati messi in bella mostra pastorali, cornici in argento, croci episcopali e tant'altro appartenuto ai vescovi che si sono succeduti in città. Secondo momento importante è stata l'inaugurazione da parte del sindaco Francesco Roberti e di Roberto Crema, presidente dell'associazione Andrea di Capua, di una targa che da oggi sorge all'esterno della cattedrale che porta il nome di Largo San Basso, un'iniziativa voluta per dedicare la zona del borgo che si trova a sinistra della cattedrale al santo patrono della città adriatica. In seguito tutti i presenti in processione dalla cattedrale si sono spostati al porto per rendere omaggio al monumento dedicato alla gente di mare, dove è stata deposta una corona e letta la preghiera del pescatore che ha sancito la fine dei festeggiamenti in onore del santo venuto dal mare. A te leviamo, Signore, la nostra preghiera e i nostri cuori. I vivi sulle navi, i morti in fondo al mare. Bene, ora vediamo che tempo farà domani sul Molise con il meteo. Queste le previsioni per venerdì 6 dicembre.
Il fronte giunto nella notte si muove verso Levante, favorendo un parziale miglioramento del tempo, avvio di giornata ancora nuvoloso, asciutto dal pomeriggio. Ecco le temperature: Campobasso 6-13, Isernia 7-13, Termoli 11-15, Venafro 8-14. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, notiziario che torna alle 19.30 con la collega Valentina Ciarlante. Ora alcuni minuti di consigli dalla regia, poi c'è l'ampia pagina sportiva. Tra poco. Lo sport, il calcio di Serie D, iniziamo parlando del Campobasso. Dopo Energe anche Giambè lascia la formazione rossoblu, l'attaccante ha firmato con il Montegiorgio, mentre Zammarchi piace al Torrentino, ma probabilmente fino al sabato non si muoverà nessun altro. Sabato il Campobasso è atteso sul neutro di Civitanova Marche dal match contro la San Giustese. Per il rossoblu c'è la possibilità di centrare il settimo risultato utile consecutivo. Poi il club proverà ad agire sul mercato, diversi i nomi sul taccuino del direttore sportivo De Angelis. Lavora invece in entrata l'Olimpia Agnonese, che ha messo nero su bianco con Federico Martin Amaia, che vedete in questa immagine, attaccante classe 90, puntero ex Biancavilla, che farà coppia con Acosta, un attacco di tutto rispetto quello a disposizione di Pizzi, che può vantare anche sulle presenze di Minacori e Conè. Federico Martin Amaia prende il posto di Elefante, che ha lasciato l'Alto Molise, insieme al difensore Colonna. L'Agnone tratta altri giocatori, nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità di mercato. Chiudiamo con il Vasto Girardi, con la formazione altomolisana che ha ceduto l'esterno Di Mauro dopo il centrocampista Grazioso e l'attaccante Daguanno, mentre per il mercato in entrata si è aperta una riflessione. L'allenatore Francesco Farina ha chiaramente detto che arriverà un rinforzo per reparto, e dunque un difensore, un centrocampista ed un attaccante, giocatori funzionali al gioco del tecnico campano di nascita ma molisano d'adozione. Ed ora il futsal. Il brasiliano André Luiz Gava de Borba è il secondo colpo di mercato invernale del circolo La Nebbia Cus Molise, lo vedete mentre firma il suo tesseramento. Arriva a Campobasso dunque il 27enne dalla Tecnica Sopraffina, che ha una carriera importante nel calcio a 11, ha giocato in Italia con le maglie del Gravina di Puglia, 23 presenze e 2 gol in D per lui nella stagione 2017-2018, e Andria sempre in interregionale nella stagione attuale, prima di passare al futsal e approdare in Molise. Sono felice di aver sposato questo progetto, spiega Gava subito dopo la firma. Arrivo in una società seria che ha le idee chiare e vuole fare le cose per bene. Abbiamo un grande gruppo, sono convinto che ci divertiremo, e Gava è pronto a scendere in campo già sabato contro la capolista Melilli. A proposito del circolo La Nebbia Cus Molise, ascoltiamo le impressioni di Andrea Cioccia, intervistato da Franco Presutti dopo la sconfitta di sabato scorso in casa. Rimaneggiati e sfortunati, ha detto ai nostri microfoni. Andrea, gara storta, tra virgolette, avete preso 2 gol proprio all'inizio di entrambi i tempi. Sul profilo del gioco a mio avviso è stata dominata, però purtroppo avranno fatto, credo, la squadra avversaria sia no 3-4 tiri in porta. Purtroppo entrambi nei primi minuti dei tempi non siamo riusciti, anche con un po' di sfortuna, a recuperarla. Qualche assenza, anche l'infortunio nel secondo tempo, insomma una partita che si è messa subito male e poi è proseguita così. Sì, purtroppo arrivavamo già rimaneggiati dalle squalifiche di Verlengia e del capitano Di Stefano. Durante la partita si è fatto male anche Paulista, quindi siamo rimasti veramente contati. Abbiamo provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma non è andata bene.
non cambia il buon campionato che state facendo fino a questo momento. Sì, sicuramente, però a mio avviso questi punti erano fondamentali per avvicinarci ancora di più all'obiettivo salvezza, perché la prossima ci aspetta una sfida in casa della prima in classifica e sarà difficile strappare i punti da quel campo. Anche un po' la sfortuna, il palo di Barrichello alla fine. Sì, soprattutto il palo alla fine, a 9 secondi dalla fine, poco prima un grande intervento del loro portiere, sicuramente avremmo meritato almeno il pareggio. Ora il basket, parliamo della Magnolia Campobasso, Marangoni parla della prima sconfitta stagionale ai nostri microfoni e dice paghiamo un approccio sbagliato alle gare, anche in questo caso l'intervista è di Franco Presutti. Sofia, credo nulla da dire su questa vittoria di Umbertide. Vabbè, no, ovviamente complimenti a Umbertide, noi abbiamo pagato il gap iniziale nel primo quarto e abbiamo questo problema di iniziare in salita le partite, questa volta l'abbiamo pagata. Brave loro e noi sicuramente ci sono aspetti sia in attacco sia offensivi che difensivi e mentali secondo me da sistemare. Meglio gli ultimi due quarti rispetto ai primi sicuramente. Sicuramente siamo state più attente in difesa, in attacco abbiamo iniziato ad attaccare di più, si è vista un'altra squadra, però le partite si vincono nei 40 minuti, quindi ripeto, oggi abbiamo pagato l'inizio, il gap nel primo quarto. Questo insomma si gioca, non si gioca con Atena Roma, da un po' di tempo non avevate la gara insomma nelle gambe. Ma non è tanto nelle gambe, secondo me è più nella testa, è per quello che ti ho detto che bisogna migliorare aspetti anche mentali, perché può succedere in campionato che si hanno due settimane di stop, ma con la testa bisogna stare lì e questo succederà anche al ritorno, perché Atena non c'è più e il weekend di pausa è dopo l'Atena e quindi avremo anche al ritorno due settimane di stop e dobbiamo sicuramente lavorare sulla mentalità, sulla concentrazione, sull'attenzione, è questo. Vi aspetta ora un impegno complicato, però forse magari ci si aspetta la reazione ora. Vabbè, sicuramente ci deve essere, dobbiamo fare una settimana forte. Ovvio che la sconfitta rode tanto, però il campionato è lungo. Per fortuna abbiamo la Spezia domenica e dobbiamo, come hai detto te, rimetterci, come dire, in riga. Allora parliamo di nuoto, parliamo del Memorial Don Guglielmo. Abbiamo intervistato l'istruttore degli esordienti d'Ancona che si dice molto soddisfatto per i risultati ottenuti dai suoi prospetti. Vediamo. Bernardo D'Ancona, ti occupi degli esordienti, circa 11 ragazzi in gara in questi due giorni. I ragazzi si sono comportati davvero bene, sono molto soddisfatto di questa partenza e da qui l'auspicio è quello di continuare sempre in questa maniera e cercare di migliorare di gara in gara, di manifestazione in manifestazione. Ecco Bernardo, parli di esordienti, quindi di una certa età, dai 9 anni in su, quando riuscite a capire voi tecnici se magari un ragazzo riesce poi ad avere risultati importanti? Ma diciamo che il gruppo degli esordienti è una sorta di avviamento a quello che sarà poi l'attività agonistica vera e propria. Iniziano diciamo dagli 8 anni ad assaggiare quello che poi sarà il nuoto reale che diciamo dai 13-14 anni in poi entrerà più nel vivo. Diciamo che vengono trattati tutti e quattro gli stili in maniera molto più approfondita, molto più tecnica e si va a curare le prime forme di velocità.
appunto necessarie per andare ad ottenere degli ottimi risultati. Diciamo che con delle ottime con un ottimo allenamento, andando a creare un forte gruppo, tutti i bambini riescono ad ottenere delle soddisfazioni. È molto prematuro andare a definire all'interno del gruppo degli esordienti chi riuscirà ad avere in futuro degli ottimi risultati, perché parliamo ancora di bambini e non di ragazzi adulti. Possiamo definire una sorta di formazione? Sì, è una formazione a tutti gli effetti. Andiamo a dare a loro tutte le componenti necessarie per poi divenire degli ottimi nuotatori in futuro. Prima dei saluti, l'appuntamento di questa sera con Molise Sport alle 21, ospiti di Franco Presutti, Guido Cavaliere, presidente regionale del CONI, Carmelo Parpiglia, ex calciatore del Campobasso, ex consigliere regionale, Marco Lombardi, delegato regionale della FIP, e infine Mimmo Sabatelli, coach della Magnolia Campobasso. Dunque appuntamento alle 21 questa sera, Franco Presutti, Molise Sport. Bene, davvero tutto, grazie per averci scelto, arrivederci, buon pomeriggio.